Benvenuti nel mio canale e oggi con voi parleremo della lumachina del genere Fisa. Questa lumachina piccolissima, bellissima, conosciuta da tutti gli acquariofili. Praticamente è così popolare perché viene trasportata attraverso le piante che acquistiamo senza neanche rendercene conto e quindi senza volerlo le abbiamo quasi tutti nelle nostre vasche. Infatti questa lumachina può essere trasportata perché è così piccola che rimane attaccata, che può rimanere attaccata alle foglie delle piante che acquistiamo, oppure anche le uova possono essere trasportate perché vengono deposte proprio attaccata alla pianta. Ecco perché si chiamano lumachine spontanee. Per questa loro caratteristica vi consiglio, se non le volete, di controllare molto bene le piante che acquistate e rimuovere proprio meccanicamente queste piccole lumachine oppure il grappolino di uova che è deposto. Questo perché una volta che la lumaca è riuscita ad invadere il territorio delle nostre vasche è molto difficile poi toglierle, eliminarle, perché sono molto prolifiche, fanno veramente tantissime uova in poco tempo e poi vi spiegherò il perché sono così prolifiche e quindi semplicemente è meglio prevenire che poi andarsi a ritrovare un animale non desiderato. Io personalmente le trovo adorabili e quindi penso anche che siano delle grosse accompagnatrici del nostro ecosistema. Non riuscirei a vedere una vasca al completo senza di loro. Quindi ragazzi, iniziamo subito con la scheda biologica di questo bellissimo animale. Ragazzi, quindi partiamo dalle caratteristiche morfologiche. Allora, praticamente è un gasteropode formato da questo guscio calcareo. Infatti bisogna stare attenti con gli acquari con durezze troppo basse perché comunque ha bisogno del carbonato di calcio per riuscire a formare il proprio guscio, quindi se li teniamo in acquari con un pH molto acido e durezza molto bassa è possibile che il guscio non si formi bene e quindi si vedrà un po' il guscio trasparente, quindi appunto per questo ha bisogno di acque abbastanza dure. Poi ovviamente è costituita da questo piede muscolare che serve per appunto per la locomozione. La Fisa è bellissima perché ha questi due occhi ben visibili neri. Non, attenzione, non sono posizionati sopra le antenne come le nostre lumache terrestri, ma sono posizionate più in basso, proprio alla base di dove poi salgono le antenne. Quindi praticamente l'utilità delle antenne praticamente è quella di essere utilizzate come dei sensori. Un'altra caratteristica di queste lumache particolare è quella che non possiedono delle branchie, ma bensì dei polmoni, infatti sono animali polmonati. Questo vuol dire che hanno bisogno di andare in superficie per riuscire a respirare, quindi prendere aria dall'atmosfera. Però sono delle grandi apneiste, praticamente riescono a resistere a lungo sotto l'acqua senza poi andare a respirare. Poi queste lumache riescono ad alimentarsi tramite questa radula, che è un disco rigido formato da piccoli dentelli che riescono a raschiare il substrato in modo da portare a sé il cibo. Infatti adesso parliamo dell'alimentazione. Allora, sono animali detritivori, ciò vuol dire che si nutrono del particellato organico in decomposizione, comprese quindi tutto il cibo in eccesso che diamo ai nostri pesci e anche le foglie morte in decomposizione delle nostre piante, e quindi sono praticamente degli spazzini dell'acquario. È per questo che secondo me sono molto utili a mantenere l'ecosistema in equilibrio. Poi si cibano anche di alghe e quindi ci danno una mano anche in questo ambito. Molti pensano che potrebbero addirittura mangiare le foglie delle piante, ma vi assicuro che non è così. Mangiano solo quello che c'è sopra la foglia, quindi piccole microalghe e composti organici che si depositano sulla foglia, sul vetro, sul substrato, dappertutto. Ora parliamo della riproduzione, capirete come mai riescono a
colonizzare così bene il nostro acquario in poco tempo. Allora, innanzitutto bisogna dire che sono animali ermafroditi. Ciò vuol dire che sono in un unico individuo presente entrambi i sessi, maschile e femminile. Quindi se per caso ci capita anche una sola di queste lumachine, non ha bisogno di un altro partner per riuscire a riprodursi. Infatti avviene l'autofecondazione, quindi i gameti maschili vanno poi a fecondare i gameti femminili prodotti dallo stesso individuo e quindi poi vanno a deporre le uova e iniziano poi a colonizzare tutto l'acquario. Questo ovviamente viene effettuato dalla chiocciolina solo in questi casi, solo quando non riesce a trovare un partner in un lungo periodo di tempo, perché ovviamente non può rimescolare il proprio pool genetico. Infatti, appena una lumachina riesce a incontrare un altro individuo della stessa specie, lì sì che avviene un vero e proprio accoppiamento in cui c'è lo scambio dei gameti maschili e femminili, e dato che sono ermafroditi e quindi hanno entrambi i sessi, quando si incontrano una chiocciolina dà i propri gameti maschili all'altra e anche l'altra però a sua volta dà i propri gameti maschile all'altra. Quindi in questo caso entrambe le lumachine andranno a deporre le uova. Ecco perché, ragazzi, sono così prolifiche, perché in due individui riescono già a depormi due uova. Queste uova sono disposte a grappolo e sono inglobate in questa sostanza gelatinosa in modo da impedire infatti la predazione. Ecco un altro punto: queste uova sono difficilissime da predare perché sono all'interno di questa gelatina che i pesci o qualsiasi altro animale fa fatica ad arrivare all'uovo. E quindi vengono attaccate al substrato, generalmente si trovano sul vetro, sui filtri, sulle rocce, esattamente come vi dicevo prima, sulle piante, e quindi dopo circa una o due settimane, questo dipende dalla temperatura dell'acquario, quindi più la temperatura è alta più il tempo di schiusa delle uova è minore, quindi se volete un po' frenare questa tra virgolette invasione in vasca di questi piccoli animaletti è quello di mantenere una temperatura abbastanza bassa. Quindi una volta che la piccola lumachina nasce dall'uovo è praticamente una fisa in miniatura, infatti si riesce a fare tutte le cose che fanno gli adulti e incluso l'alimentazione, praticamente mangia fin da subito le stesse cose degli adulti. Ecco qui che vi faccio vedere le uova al microscopio e si vede benissimo queste piccolissime fisa che si stanno formando e si vede bene come si muovono già all'interno dell'uovo. Bene ragazzi, quindi questa era la scheda biologica della lumachina fisa. A me sono lumache che piacciono molto, ci sono molte persone che appena le vedono le fanno sparire, invece a me piacciono perché chiudono proprio l'ecosistema delle nostre vasche. Certo che a volte diventano veramente infestanti, cioè aumentano proprio di numero. In questo caso, secondo me, è lo specchio di una cattiva gestione della vasca, quindi è quando per esempio non si ha una corretta pulizia delle foglie morte, del fondo e del sedimento in generale, e anche quando c'è un eccesso di somministrazione del cibo. Infatti, se per caso avete un'infestazione da queste piccole lumache, provate a mantenere un ambiente un po' più pulito e a somministrare meno quantità di mangime ai nostri pesci. Infatti quello che non riesce a mangiare il pesce poi è cibo per le nostre lumachine. E altri metodi sono quelli biologici, che praticamente vengono introdotti in vasca dei pesci botia, per esempio, oppure le lumache killer, cosiddette killer, perché appunto si cibano di queste lumache. Però io terrei questa opzione proprio se siamo agli estremi. Quindi ragazzi, commentate, ditemi la vostra, ditemi se anche voi amate come me queste lumachine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!